Appuntamento alle ore 18 per i tifosi della Sampdoria che questo pomeriggio riceverà Luigi Ferraris il Sassuolo, reduce dall'eliminazione in Team Cup per mano del Cagliari. Eliminazione che non è andata giù al tecnico nero-verde Eusebio Di Francesco, che ha subito rilanciato dichiarando di voler cercare pronto riscatto in campionato a Marassi contro i blucerchiati. L'ex ala giallorossa però troverà di fronte il suo vecchio compagno di squadra ai tempi della Roma, Vincenzo Montella, ancora secco di punti da quando è stato chiamato dal presidente Massimo Ferrero per sostituire l'esonerato Walter Zenga e desideroso di esordire con il piede giusto davanti ai propri tifosi. L'aeroplanino ha subito due KO consecutivi in altrettante gare da allenatore Doriano. Se è vero che il calendario ha messo subito due trasferte sul cammino di Montella e a Udine il tecnico si è presentato dopo aver avuto a disposizione il pieno organico soltanto per due sedute d'allenamento, contro il Milan, più che i quattro gol subiti, quello che non è andato giù a società, allenatore e tifosi è stato l'atteggiamento remissivo mostrato dalla squadra. Per questo, dopo una settimana di allenamenti intensi a porte chiuse per ritrovare la concentrazione necessaria a sfoderare prestazioni di sostanza, Soriano e compagni si apprestano a ricevere il Sassuolo con l'intento di tornare a giocare da Sampdoria, come ha detto il direttore sportivo Carlo Osti in settimana. Grinta, carattere, concentrazione ed organizzazione. Queste sono le caratteristiche che vorrà vedere Montella contro i neroverdi emiliani. In Serie A esistono solo due precedenti a Marassi tra Sampdoria e Sassuolo, con i padroni di casa che non hanno mai vinto davanti ai propri tifosi. La scorsa stagione finì in parità 1-1 con le reti di Acerbi per gli ospiti ed Eder per il Doria. Vittoria neroverde invece durante la stagione 2013-2014 con il Sassuolo che si impose per 4-3 grazie alla tripletta di Berardi e alla rete di Floro Flores. Pozzi, Eder e De Silvestri segnarono invece per la Sampdoria. Nella stagione 2011-2012 invece, dopo il pari ottenuto nella regular season, la Sampdoria vinse in rimonta l'andata della semifinale playoff con le reti di Eder e Pozzi che resero vano l'iniziale vantaggio di Missiroli. Ancora assente Berardi per squalifica, Di Francesco potrebbe schierare titolare l'unico ex dell'incontro, Alfred Duncan, passato proprio in estate dalla Sampdoria al Sassuolo. Montella invece ritrova Zukanovic che ha scontato il turno di squalifica, mentre Moisander ha recuperato e potrebbe ritrovare posto al centro della difesa. A prescindere da chi scenderà in campo, la Sampdoria ha un unico obiettivo: tornare a far valere il fattore Marassi, che quest'anno ha fruttato ben 14 dei 16 punti che i blucerchiati sono riusciti ad ottenere in campionato in questa prima parte di stagione, come sottolinea lo stesso Vincenzo Montella. La squadra molto organizzata, ripetitiva nelle sue giocate, quindi sono molto abili nel trovare nei tempi. È una squadra non ostica ma molto molto difficile, probabilmente in questo momento è tra le squadre più organizzate e che gioca meglio a calcio, quindi è un brutto cliente, ma questo ci deve dare stimolo per vincere la partita, perché credo che individualmente la Samp sia superiore, ma non certo come squadra, che dove anche il fatto che lavorano da 3 anni con lo stesso allenatore possa sicuramente li agevolerà.